Successe una cosa molto strana. Mi ero messa il vestito color legno di rosa, un po' troppo leggero per il tempo che faceva, e mi era venuta la pelle d'oca aspettando Kimé a un angolo di strada. Da dietro una persiana a stecche, dopo un po' che stavo lì in mostra, mi sembrò che qualcuno mi guardasse, perché vidi che le stecche da un lato si erano mosse leggermente. Con Kimé eravamo rimasti che ci saremmo trovati vicino al parco di lì. Un ragazzino uscì da un portone con un revolver alla cinta e un fuciletto puntato e passando mi sfiorò la gonna gridando «Pum! Pum!» Abbassarono le stecche della persiana. La persiana si spalancò e un giovanotto in pigiama mi fece «Psst! Psst!» e con un dito a uncino mi fece cenno di ravvicinarmi. Per sicurezza mi misi un dito sul petto come per indicarmi e guardandolo dissi sottovoce «Io?» Senza sentirmi mi capì e fece di sì con la testa. Che aveva davvero bella, e attraversai la strada e mi avvicinai. Quando fui ai piedi del balcone, il giovanotto mi disse «Entra, ci faremo una dormitina». Diventai di mille colori e me ne tornai indietro, arrabbiata, soprattutto con me stessa, e angosciata perché sentivo che il giovanotto in pigiama mi guardava la schiena e mi passava attraverso i vestiti e la pelle. Mi sistemai in modo che il giovanotto del pigiama non mi vedesse, ma avevo paura che, mezzo nascosta come stavo, chi non mi vedesse fosse proprio Kimé. Perché pensavo, chissà che succede, perché era la prima volta che dovevamo incontrarci in un parco. La mattina avevo fatto un sacco di stupidaggini pensando al pomeriggio, perché avevo addosso un'agitazione che non mi dava pace. Kimé mi aveva detto di trovarci alle 3:30, ma poi non è arrivato fino alle 4:30. Non gli dissi niente perché pensai di aver capito male, e che chi si era sbagliata ero io, e anche perché lui non disse nemmeno una parola di scusa. Non osai nemmeno dirgli che i piedi mi facevano male per essere stata tanto tempo dritta e perché avevo messo scarpe di vernice molto calde e che un giovanotto si era preso qualche libertà. Cominciammo a salire senza scambiarci uno straccio di parole e arrivati proprio in cima il freddo mi era passato e la pelle era tornata liscia come sempre. Gli volevo raccontare che avevo litigato con Perè, che era tutto a posto. Ci sedemmo su un banco di pietra in un angolo sperduto tra due alberi di foglia sottile. Con un merlo che spuntava da sotto un albero, andava da un albero all'altro con uno stridio un po' rauco e per un momento non lo si vedeva, finché, quando meno ce lo aspettavamo, riusciva da sotto a rifare lo stesso. Senza guardarlo e con la coda dell'occhio, vedevo Kimé che fissava le case, piccole e lontane. Alla fine disse, «Non ti fa paura quel merlo?» Gli dissi che mi piaceva molto e lui disse che gli uccelli neri come merli, sua madre, gli aveva sempre detto che portavano male. Tutte le altre volte che ci eravamo trovati con Kimé, dopo il primo giorno a Piazza del Diamante, la prima cosa che mi chiedeva, spingendo in avanti la testa e il petto, era se avevo litigato con Perè. E quel giorno non me lo chiedeva e io non sapevo in che modo cominciare a dirgli che avevo già detto a Perè che tra me e lui non poteva continuare. E mi dispiaceva molto di averglielo detto perché Perè era rimasto come un fiammifero quando, dopo averlo acceso, ti soffiano sopra. E se ripensavo che avevo litigato con Perè, sentivo dentro una pena e la pena mi faceva capire che avevo fatto una brutta azione. Certo, perché io, che ero sempre stata molto schietta quando ripensavo alla faccia che aveva fatto Perè, sentivo una gran pena proprio dentro, come se nella mia pace di prima si aprisse una porticina che tappava un nido di scorpioni e gli scorpioni uscissero a mescolarsi nella mia pena e a farla più pungente, a sparpagliarsi nel sangue facendolo nero. Perché Perè, con la voce strozzata, le pupille appannate e tremanti, mi aveva detto che gli avevo distrutto la vita, che l'avevo trasformato in un mucchietto di fango, in un niente. È stato guardando il merlo che Kimé cominciò a parlarmi del signor Gaudì, che suo padre l'aveva conosciuto il giorno che l'aveva schiacciato il tram, che suo padre era stato uno di quelli che l'avevano portato all'ospedale. Povero signor Gaudì, una così brava persona, ma guarda che morte disgraziata! E che al mondo non c'era niente come il Parco Giel e come la Sagrada Famiglia e la Pedrera. Io gli dissi che, tutto considerato, troppe onde, troppe punte. Con il taglio della mano mi diede un colpo sul ginocchio che mi fece andare la gamba in aria per la sorpresa e mi disse che se volevo essere sua moglie dovevo cominciare a trovare bello tutto quello che a lui sembrava bello. Mi fece una lunga predica sull'uomo e la donna, i diritti dell'uno e i diritti dell'altra, e quando mi riuscì di interromperlo gli chiesi «E se una cosa proprio non mi piace?» «Ti deve piacere perché tu non ne capisci niente». E giù un'altra predica molto lunga. Vennero fuori molti della sua famiglia, i suoi genitori, uno zio che aveva cappellina in ginocchiatoio, i suoi nonni
e le due madri dei re cattolici che diceva lui erano quelle che avevano indicato la strada giusta. E poi quel che fin da principio non sono riuscita a capire, perché ci aveva aggiunto altre cose, diceva, povera Maria. E ancora una volta le madri dei re cattolici, che forse potevamo sposarci presto perché c'erano già due amici che gli cercavano casa, e che avrebbe fatto certi mobili che quando li avessi visti sarei rimasta di stucco. Non per niente era un ebanista, ed era come se lui fosse San Giuseppe ed io come se fossi la Madonna. Lo diceva tutto contento, e io pensavo a cosa aveva voluto dire quando aveva detto povera Maria. E mi andavo spegnendo come si andava spegnendo la luce del giorno, e il merlo, senza stancarsi, continuava a uscire da sotto l'albero e ad andare da un albero all'altro, e poi uscendo di nuovo da sotto come fossero molti merli a dedicarsi a quella manovra. Farò un armadio per tutti e due, a due ante, in legno di pioppo, e quando la casa sarà ammobiliata farò la culla del bambino. Mi disse che i bambini gli piacevano e non gli piacevano, secondo come gli girava. Il sole tramontava, e dove già non batteva, l'ombra diventava azzurra e aveva un aspetto strano. E chi me parlava di legni, che un legno era così e un altro cos'ha, e il jacarandà, il mogano, il rovere, il leccio. Ed è stato allora, me ne sono ricordata e me ne ricorderò sempre, che mi diede un bacio. E appena cominciò a baciarmi, vidi il nostro Signore lassù nella casa, dentro una nuvola gonfia circondata da una frangia color mandarino, che si stava scolorendo da un lato. E nostro Signore spalancò le braccia, che erano molto lunghe, afferrò la nuvola ai bordi e ci si chiuse dentro, come se si chiudesse in un armadio. Oggi non dovevamo venire. E al primo bacio ne seguì un altro e tutto il cielo si annebbiò. Vedevo la nuvola che andava fuggendo lentamente e comparivano altre nuvole più sottili e tutte si sono messe a seguire quella piena e chi me sapeva di caffè latte e gridò: «Stanno chiudendo? Come lo sai? Non hai sentito il fischietto?» Ci alzammo, il merlo scappò via, terrorizzato. L'aria mi faceva svolazzare la gonna. E via giù, giù, per i viottoli. Seduta su un banco di maiolica, c'era una bambina che si ficcava le dita nel naso e poi passava il dito su una stella a 8 punte sulla spalliera del banco. Portava un vestito dello stesso colore del mio e io lo dissi a chi me. Non mi rispose. Mentre uscimmo in strada, gli dissi: «Guarda, c'è ancora gente che entra». E lui mi disse di non preoccuparmi, che presto li avrebbero buttati fuori. Mentre scendevamo giù per le scale, nel momento in cui stavo per dirgli: «Sai, con Perè abbiamo già litigato», si fermò di botto, mi si piantò davanti, mi prese per le braccia e mi disse, guardandomi come se fossi una donnaccia: «Povera Maria». Stavo per dirgli di non farsi problemi, che mi dicesse cosa gli succedeva con Maria, ma non ho osato. Mi lasciò le braccia, mi si mise di nuovo a fianco e giù fino all'incrocio tra la Diagonale e il Passeig de Gracia. Cominciammo a girare tra tutta una serie di case. Ed io non ce la facevo più per i piedi. Dopo mezz'ora che giravamo si fermò di nuovo e mi riprese per le braccia. Stavamo sotto un lampione e quando pensavo che mi avrebbe ripetuto «Povera Maria» e trattenevo il respiro in attesa che lo dicesse, disse invece con rabbia: «Se non fossimo venuti giù di corsa, lassù, tra il merlo e tutto il resto, non so che sarebbe successo. Ma non fidarti, perché il giorno che non potrò acciuffarti te lo farò vedere io». Continuammo ad aggirarci tra le case fino alle 8, senza scambiare una parola, come se fossimo muti dalla nascita. Quando rimasi sola a guardare il cielo che era solo nero, e non so, tutto sommato, molto misterioso.